Buonasera a tutti, ragazzi amici del canale di YouTube e a tutti appassionati di campane come me. Oggi ci troviamo alla chiesa dei Santissimi Pietro Apostolo e Marco Evangelista a Piavagnevolo. Abbiamo un concerto di 5 campane o 4, non mi ricordo, mi sembra 4, sono indeciso ma penso siano 4. Le tre maggiori e un sonello che viene usato come richiamo della messa, o due, perché mi sembra di averne vestite due, forse sono cinque, dovrebbero essere cinque campane ma non ne sono sicuro. Adesso per la messa delle ore 18 ascolteremo la distesa del campanone in assolo della campana maggiore per la messa alle 5:30 e la distesa del sonello in assolo alle ore 6 per come ultimo richiamo della messa. Godetevi questa sonata e ci sente dopo. A dopo. Senti grosso, senti. Una cosa che ho notato è che prima rintoccava di più il battaio del campanone, ma ora dovrebbero aver sistemato qualcosa, perché la campana c'è una frenata che praticamente è una frenata che praticamente ora non so, perché non sono un tecnico, però smette subito di rintoccare. Prima si sentiva rintoccare a lungo il battaio, ora non rintocca più a lungo, ne ha fatto solo uno di tocco quando ha picchiato da una parte sola il battaio, va bene? Adesso ascolteremo, ci si sente dopo, ascolteremo la distesa del sonello alle ore 6 come ultimo richiamo della messa, va bene?
tanto questo è l'orologio funzionante della Trebino. Aspetta che ve lo inquadro. Eccolo qua. E qua abbiamo il sonnello. Allora con questo ci si sente dopo. A dopo. Adesso riproviamo e vediamo se suona. E ora aspettiamo il battiore delle 6 sul campanone. Ok, questo era il battiore delle 6 sul campanone. Con questo ci sentiamo al prossimo video. Questo è l'orologio della Trebino, ve l'avevo già fatto vedere. Bello, eh? A numeri romani, ovviamente molto vecchio ma funzionante. Con questo ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti, a presto da Lorenzo Campanaro 06. Ciao a tutti, spero che vi piaccia questo campanone.